preparato per voi, ma soprattutto per i vostri bambini e per la loro felicità, le ciambelle americane tipo donuts. Sono delle ciambelle che io ho cotto in forno, ma che potete fare anche fritte, ricoperte con una glassa al cioccolato fondente e zuccherini. E seguite il video, vi spiego come realizzare le ciambelle, l'impasto, ma anche come realizzare la glassa e la decorazione. Seguitemi. Per preparare le ciambelle tipo donuts ho utilizzato 200 ml di latte, 35 g di zucchero, poi 10 g di lievito di birra fresco, 35 g di burro, un uovo, 350 g di farina 00, 150 g di farina Manitoba, poi una bustina di vanillina e qualche goccia di fialetta di limone, qualche goccia di fialetta d'arancia per aromatizzare. Decorerò queste ciambelle con una glassa al cioccolato, per la quale utilizzerò 150 g di cioccolato fondente, 80 g di burro e 40 ml di acqua. Ma la glassa ve la faccio vedere dopo. Intanto prepariamo le nostre ciambelle, l'impasto per le ciambelle, mettendo all'interno del boccale latte, zucchero, lievito e burro, latte, zucchero, lievito, sbrisciolliamo con le mani, burro, impostando un minuto 37 gradi a velocità 3. Adesso aggiungiamo le farine, l'uovo, la vanillina e le gocce di aroma. Quindi qualche goccia di limone e qualche goccia di arancia. Dopodiché vado ad impostare la funzione impastare per 2 minuti. L'impasto è pronto, adesso dobbiamo solo compattarlo con le mani e metterlo a lievitare in una ciotola che abbiamo imburrato. Vedete, l'impasto si presenta un po' disomogeneo, ma lo possiamo tranquillamente mettere nella nostra ciotola, compattarlo con le mani, farlo lievitare in luogo asciutto e caldo per un paio d'ore. Dopodiché procederemo con la, diciamo, formatura delle ciambelle. Compattiamo, una piccola lavorata con le mani e lo mettiamo a lievitare un paio d'ore, ripeto. Ci vediamo. Più 2 ore di lievitazione sono trascorse, andiamo a vedere come ci appare il nostro impasto. Guardate, ho fatto una lievitazione veramente ampia. Adesso lo andiamo a mettere sul piano, lo andiamo a stendere all'altezza di circa mezzo centimetro, un centimetro, per formare poi con due coppa pasta, cioè con un coppa pasta e uno stampino, delle ciambelle. Quindi metto della farina e faccio cadere delicatamente l'impasto. Faccio una prima stesura con le mani.
mi aiuto con un pappello. Non premo troppo, vado sempre in maniera molto delicata. Allora, questa altezza mi sembra giusta, vado a formare i primi cerchi. Vedete, ho preparato intanto una tela coperta di carta da forno sulla quale andrò ad adagiare i miei donuts, perché adesso sarà la volta di una seconda lievitazione. Dopo aver fatto tutti i dischi, vado a fare il buco centrale. Al termine di questa operazione lascerò lievitare ancora 40 minuti e nel frattempo, quando i 40 minuti staranno per scadere, andrò a preriscaldare il forno a 180 gradi in cui metterò i miei donuts per circa 12 minuti, 15 minuti. E poi vi farò anche vedere come preparerò la glassa che andrà però messa una volta che i donuts saranno freddi. Ci vediamo dopo, finisco di fare i miei dischi e ci vediamo dopo. Le ciambelle sono formate, adesso vanno in lievitazione 40 minuti e poi in forno caldo, come vi ripeto, 180 gradi per 12-15 minuti. Il centro delle ciambelle non lo butto, posso friggerlo. Stessa cosa posso fare per le ciambelle. Io infatti vi ho parlato soltanto della cottura in forno, ma possiamo tranquillamente friggerle in abbondante olio bollente, saranno comunque buonissime. Ci vediamo dopo la seconda lievitazione per infornare le nostre ciambelle. A dopo! Vedete, le ciambelle hanno continuato la loro lievitazione, adesso le vado a mettere in forno. Ecco pronte le nostre ciambelle, adesso aspettiamo un pochino e quando saranno fredde potremo cospargerle con la glassa che adesso andiamo a preparare insieme. Questa è la parte centrale delle nostre ciambelle, come vedete l'ho fritta e spolverizzata con zucchero a velo, quindi non la buttate perché può risultare utile per una merenda improvvisata. Andiamo quindi a preparare la glassa per i nostri donuts. E come vi avevo detto in apertura di video, utilizzeremo 150 g di cioccolato fondente, 80 g di burro e 40 g di acqua. Come vedete io ho spezzettato il cioccolato fondente aiutandomi con un coltello perché avevo acquistato una tavoletta di quelle alte. Se avete acquistato tavolette basse potete anche direttamente metterle intere nel boccale. Io ho fatto così perché altrimenti avevo paura di rovinare un po' le lame. Quindi mettiamo questo cioccolato nel boccale ed impostiamo 10 secondi a velocità 8. Secondi, velocità 8. A questo punto andiamo ad aggiungere burro ed acqua ed impostiamo 3 minuti 50 gradi a velocità 2. La glassa è pronta, adesso vado a metterla in un piatto. Vedete, qui ho diversi tipi di codette e decorazioni. Passerò le ciambelle nella glassa e poi andrò a spolverizzarle con le decorazioni in questa maniera.
procedo così per tutte le altre ciambelle. Ci vediamo dopo, vi faccio vedere il risultato finale. Ecco le ciambelle decorate con glassa e zuccherini. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo mio video. Vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Mister Cuisine Connect Plus Italia e vi invito ovviamente ad iscrivervi a questo canale YouTube in Cucina con Messier per restare sempre aggiornati sui miei video e a seguirmi sul sito www.messierricette.it. E buone ciambelle per tutti voi!